Achille Lauro ha aspettato la fine dell'esperienza al Festival di Sanremo per annunciare l'arrivo del suo nuovo album. Uscirà il 16 aprile Lauro, un lavoro scritto e prodotto come si legge in un post Instagram dell'artista per chi ha scelto di essere e di goderne, per chi se ne frega, per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio, per tutti gli incompresi come lo siamo noi. Dopo Solo Noi è Marilù, l'ultimo singolo estratto, brano che il cantautore romano ha presentato in anteprima nella puntata di Domenica In dedicata a Sanremo. Lauro è già disponibile in pre-order. Si è concluso il Festival di Sanremo, ma come ripeteva il claim della Kermesse, la musica non si ferma mai e nelle prossime due settimane la lista dei dischi dei cantanti in gara in uscita è lunga. Si inizia il 12 marzo con la pubblicazione di Sono Io, secondo lavoro di Vrongo New, vincitore del premio della critica nella sezione Nuove Proposte. Dallo stesso giorno saranno disponibili Tribù Urbana di Ermal Meta, Meridionale di Aiello e 10 di Annalisa. Il 19 marzo sarà il turno del primo disco omonimo di Madam, di E Vissero Feriti e Contenti di Gemon e di Teatro dell'Ira volume 1 dei vincitori Måneskin. Dopo aver cantato con Zucchero in September, Sting continua a lanciare duetti. Il cantautore pubblica l'11 marzo My Funny Valentine, il nuovo singolo che lo vede collaborare con il pianista e compositore Herbie Hancock. Il rapporto tra i due nasce nell'ormai lontano 2005, quando registrarono la versione originaria del pezzo, colonna sonora del film giapponese Ashura. My Funny Valentine, così come September, anticipa il prossimo disco di Sting Duets, in uscita il 19 marzo, una collezione di duetti con voci del calibro di Mary J. Blige, Charles Aznavour e Shaggy. Nel 1991 Lucio Dalla pubblicava uno dei suoi album meno conosciuti, una raccolta di inediti registrati tra il 1969 e il 1970 con gli Idoli, prima del grande successo avuto con brani come 4 marzo 1943, Piazza Grande, Il Gigante e la Bambina e Itaca. 30 anni dopo, quel disco che usciva con il titolo di Geniale torna disponibile in versione rimasterizzata. Esce il 12 marzo un cofanetto che aggiunge al lavoro brani inediti e un testo di approfondimento che ne racconta la storia. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.